Questo Lauriemma, dopo 3 anni, un saluto commosso alla città di Bergamo. Sì, stamattina ho salutato prima le donne giovani che con me hanno condiviso questi quasi 3 anni di permanenza nella provincia di Bergamo. Attraverso di voi, attraverso le emittenti televisive, mi è data, di questo vi sono grato, la possibilità di poter salutare i cittadini e i concittadini che in questi anni mi hanno sostenuto l'attività della Polizia di Stato e della provincia di Bergamo e quindi porto con me affetto, i colori, anche la passione, la dedizione, la capacità della popolazione bergamasca nell'affrontare le varie situazioni che tutti insieme abbiamo condiviso. 3 anni intensi anche a causa della pandemia che ha vissuto sulla propria pelle. Cosa ricordi di quei mesi caldi? Ma ricordo innanzitutto di essere stato così colpito e di aver poi contagiato anche la mia famiglia, che è stata così chiusa in isolamento per 2 mesi a Trento, mentre io ero qui a Bergamo. Ricordo la sofferenza, ricordo le telefonate con Franco, con Viviana, con Marco, con Giovanni, con Vincenzo, con Francesca, con Fabio. Tutti i colleghi, donne e uomini della Polizia di Stato, ma anche cittadini che in quel momento sono stati colpiti dalla pandemia e ricordo ancora, ce l'ho nel cuore, la difficoltà di parlare, la difficoltà di respirare e quindi il poterli sostenere a distanza con una telefonata, diciamo, più che servire a loro è servito a me per poter elaborare insieme ai colleghi delle strategie per fare in modo che la sanità potesse funzionare, che era la prima linea, e noi dovessimo stare in città a fare in modo che le persone stessero a casa. Questa è la prima fase, quella più dura, quella più cruenta, più dolorosa che ognuno di noi si porta dentro, ma io porto davvero sulla pelle. Ha già sentito il suo successore che arriverà qui a Bergamo? Sì, ci siamo sentiti in più occasioni, non solo per gli auguri affettuosi, perché un collega che viene da altra regione, è stato già questore in significative province e territori del nostro paese e adesso ha responsabile importante ufficio della Polizia di Frontiera nel nostro territorio, per cui l'ho sentito con molto piacere, ci siamo scambiati ovviamente oltre che gli auguri anche qualche informazione per quella che può essere quello che troverà, ma arriva ben motivato, ben contento. Io sono certo e sicuro che l'attività della Polizia di Stato continuerà nel suo splendore come ha fatto in questi anni, ma come ha fatto sempre. Quindi è legata alle persone, ma fortunatamente è più forte delle persone che occasionalmente rappresentano i valori delle istituzioni sul territorio.